sulle prime pagine dei giornali Sì. c'è una tragedia terrificante che, insomma, uno si domanda come sia possibile che succedano cose di questo genere sulle ferrovie italiane a Sì, e Brandizzo. aggiungiamoci, Francesco, varrebbe la pena anche in questo caso di approfondire un po', perché non credo sia possibile che accada un fatto del genere. Non è qualcuno che decide di rischiare la vita buttandosi sulle rotaie. Qui c'è un gruppo di lavoro e quando c'è un gruppo di lavoro che lavora sulle rotaie c'è una procedura. Non è un fatto soltanto un avviso al telefono che chiami chi è alla guida del treno e lo avvisi, stai attento che ci sono operai al lavoro. C'è una procedura che impedisce al treno di arrivare sugli uomini che stanno lavorando. Quindi veramente io suggerisco a chi si sta interessando di questo caso di approfondire. Guarda, c'è un articolo molto interessante oggi di Gad Lerner sul fatto, Gad Lerner che è stato inviato dal Fatto proprio lì a Brandizzo, in provincia di Torino, e fa parlare un sindacalista della CGIL Fillea, che sono il sindacato dei lavoratori edili, che dice: sulle linee dell'alta velocità basta che un uccello sporchi un binario e scatta il meccanismo automatico che blocca tutto, perché i treni si bloccano automaticamente. Invece sulla cosiddetta rete secondaria, che poi il 70% delle nostre ferrovie sono quelle locali, diciamo così, nulla è cambiato dagli anni 70, si va avanti con le radioline e i pezzi di carta. E per quanto le infrastrutture siano vecchie e la manutenzione carente, la logica del profitto vince su quella del servizio pubblico. In sintesi, fanno correre sempre più treni su tratte malandate. Questo dice, ovviamente, questa è un'accusa del sindacalista della CGIL, però fa parlare che effettivamente è un bellissimo articolo, molto duro, devo dire, in cui parlano, ad esempio, questo ragazzo di 22 anni che racconta, no, di aver lavorato proprio fino alla settimana scorsa per questa squadra di regolazione corta della Sigifer Costruzioni Ferroviarie, che è quella purtroppo, insomma, la squadra massacrata da questo treno in corsa, cinque operai falciati da un treno insomma, una maniera veramente allucinante. E dice questo ragazzo che si è dimesso: non è stato facile dire alla mia compagna che mi ero dimesso perché sono un padre di famiglia, abbiamo dei bambini da crescere, ma io le ho detto: voglio tornare a casa vivo, a lavorare lì, non voglio andarci più. L'ultima busta paga, questa io lo trovo scandaloso, l'ultima busta paga, tutta di orario notturno, comprensiva del TFR, è stata di 980 euro. Il mese prima ne avevo guadagnati 899. E spiega questo ragazzo che i più anziani fra i colleghi morti arrivavano a prendere 1.700-1.800 euro al mese per un lavoro duro in cui rischiavi la pelle. Se fossi rimasto lì, probabilmente ieri sarei morto anche io. Ecco, morire per questo genere, tra l'altro anche per più soldi, ovviamente è allucinante, ma per questi stipendi nemmeno 1.000 euro per ragazzo giovane, è vero, che dovrà insomma ancora formarsi e fare, però ragazzi, sono cose veramente che spezzano il cuore e fanno anche arrabbiare, perché insomma uno si chiede: ma com'è possibile che non si veda, non ci sia qualcuno che veda il treno arrivare, che lo fermi, che avvisi, che non ci sia un sistema di controllo? Io che vedo molte ferrovie in Italia, perché giro tanto, spesso sui treni regionali, però devo dire che la cosa non mi stupisce, no? Perché lì adesso si capirà se c'è un se cosa non ha funzionato esattamente, no? Il segnale non dato, insomma, lo snodo che non funziona. Cioè, ci sono una serie di questioni che vanno capite, a partire dal nulla osta di RFI, insomma, che sono le ferrovie locali, e la manutenzione dei binari dovrebbe partire dopo che si è fermato l'ultimo treno, no? Fanno il passaggio per la piccola stazione, l'ultimo treno, e poi dopo possono cominciare le manutenzioni dei binari. E tuttavia, per iniziare, appunto, serve un documento formale che si chiama nulla osta. Questo spiega sempre il Fatto Quotidiano.
lo sanno i tecnici delle ferrovie, c'è uno che deve dare il via libera, e allora lì bisogna capire se qualcuno non ha dato quelle comunicazioni che doveva dare. Ovviamente bisogna che si trovino i responsabili. Detto questo, c'è evidentemente un problema che ha a che fare con gli stipendi, un problema che ha a che fare con le condizioni di lavoro. Gli operai in Italia non ce ne sono tantissimi, perché insomma alcuni sono stati sostituiti, diciamo, dalle innovazioni tecnologiche, che hanno creato anche un po' di disoccupazione, però veramente colpisce tanto, colpisce dolorosamente questa storia, perché è l'ennesima tragedia del lavoro di ragazzi che stavano lì 34 anni, 22 anni questo ragazzo Kevin Laganà, 43 anni Giuseppe Sorvillo, 49 Giuseppe Aversa, 52 Giuseppe Saverio Lombardo. Insomma, queste persone, molti migrati dal sud che venivano a cercare lavoro, e lì appunto ci sarà da capire questo nodo del nulla osta e su chi abbia dato effettivamente l'ok all'inizio dei lavori. Noi oggi dovremmo avere, caro Francesco, un ospite in Sì, lo collegamento, abbiamo collegato già da qualche minuto, sì. a cui diamo il benvenuto. Francesco Giubilei, buongiorno, ormai lo Buongiorno, conoscete, è grazie per l'invito. venuto. Senti, non so se tu vuoi fare un commento su questa tragedia. Diciamo che ovviamente bisognerà poi capire le responsabilità, senz'altro, però c'è evidentemente un problema in Italia, no? Legato, cioè, a me colpisce molto, ripeto, le tragedie possono accadere, gli errori umani succedono, purtroppo le negligenze ci sono e vanno anche ovviamente evitate. Bisogna indagare, questo lo può fare la procura, no? È ok, però c'è anche un problema. Cioè, io quando vedo le cifre che prendono questi operai mi viene da rabbrividire. Cioè, tu vai a rischiare la vita a fare un lavoro pesantissimo per 1.000 euro al mese o qualche cosina di più. Ecco, questo è un problema che insomma in Italia comincia a farsi un po' pressante. Sì, è un problema duplice, è anzitutto un problema di sicurezza sul lavoro, che è la cosa primaria, perché questo incidente rende evidente come purtroppo manchi molto spesso la sicurezza sul lavoro e nel corso dell'anno muoiono, continuano a morire decine o centinaia di persone mentre stanno lavorando, e questo è il primo tema. Il secondo tema è poi legato anche alle condizioni di lavoro, il fatto che queste persone, tanti giovani e non solo, si trovano costretti a lavorare con delle condizioni, con delle paghe che sono veramente da fame, facendo poi dei lavori anche per l'appunto rischiosi. Peraltro in questo caso si parla non solo di un appalto, ma addirittura di un subappalto, e molto spesso quando avvengono questi appalti, questi subappalti, e poi è proprio la sicurezza e le condizioni di questi lavoratori. Qualche anno fa, gli ascoltatori si ricorderanno, avvenne nel 2009 la strage di Viareggio, che fu un'altra strage in cui morirono addirittura 30 persone, 32 persone, in un incidente legato anche in quel caso a delle condizioni di sicurezza della rete ferroviaria. Ecco, 14 anni dopo, pur essendoci evidentemente delle differenze rispetto a quanto è accaduto in Piemonte, nel caso invece di Viareggio, però continuano a esserci dei morti sulla rete ferroviaria, e quindi bisogna interrogarci evidentemente sulla necessità di aumentare anche la sicurezza della rete ferroviaria, perché è impensabile che si possa morire al giorno d'oggi in questo modo.